Le primarie in vista delle elezioni amministrative di primavera si avvicinano a Vibo Valentia nel centro-sinistra, ma le questioni da dirimere nella segreteria cittadina del PD rimangono ancora tante. Il dibattito tra i militanti non manca, tra le voci si alza quella di Damiano Silipo, economista, ma prima ancora storico esponente del centro-sinistra sul territorio. Quando il partito diventa l'oggetto per ratificare accordi presi altrove o candidature sponsorizzate altrove, eccetera, è chiaro che la gente non crede più nella militanza, diventa inutile e soprattutto si fa il gioco di altri. Il candidato della coalizione di centrosinistra dovrà confrontarsi certamente con Elio Costa, l'ex magistrato già in corsa per le elezioni amministrative a Vibo Valentia. Credo che la candidatura del dottor Costa, che comunque è un fatto positivo per questa città, perché se le persone capaci si mettono in gioco vuol dire che può migliorare questa situazione, debba spingere il Partito Democratico a mettere in campo un nome che abbia le carte in regola più del dottor Costa. Ad un comune in dissesto servirà un sindaco, al di sopra di ogni sospetto. Una persona innanzitutto di una grande onestà e moralità, una persona capace che conosca la macchina amministrativa, una persona che dia entusiasmo agli altri.